Che cosa voleva dire a quell'epoca, no? Il femminismo per noi, per me, che cosa ha voluto dire? Scoprire all'improvviso quasi che una condizione per cui ti sentivi inadeguata, un po' messa da parte, col compagno non funzionava, a letto neanche tanto, insomma. Tutta una serie di problemi, soprattutto di inadeguatezza in qualche modo, non erano tanto legate a te, al tuo carattere anche, ma erano qualcosa che aveva a che fare con una storia, una collocazione collettiva, quella di tutte le altre donne. Nell'estate del 75 facciamo una festa, si chiama del proletariato giovanile, e all'Icolo occupiamo, penso in modo del tutto legale, anche se non ho memoria delle procedure burocratiche con cui avvenne, un grande spazio vicino al mare nel quale arrivano centinaia, migliaia di persone e mettono le tende lì e diventa un'esperienza esistenziale. Dentro, ma anche un po' contraddittoria rispetto alle modalità con cui si faceva la politica. La politica implicava delle forme di sacrificio di sé, di sacrificio del proprio tempo, di sacrificio anche dei propri desideri. Invece lì comincia a emergere la rivendicazione che la politica, soprattutto una politica di sinistra, soprattutto una politica che si pensava ancora rivoluzionaria, potesse esistere solo se accoglieva questi desideri, il desiderio di una vita libera anche dal punto di vista dei comportamenti. Di Licolo ho proprio la memoria di una rottura da questo punto di vista, perché il primo giorno arriviamo là ancora militanti politici e dopo 2 giorni cambiò tutto. Accaddero 2 cose per me memorabili. Intanto la gente si denudò al mare. Noi avevamo perso la libertà, nudismo, queste cose ci sembravano pratiche borghesi. Perché contraddiceva con quell'elemento di moralità un po' operaia, rivoluzionaria, proletaria che derivavamo dalla storia. Noi dicevamo sempre: non puoi andare nudo in spiaggia, non puoi fumare hashish o marijuana, perché? Perché avresti scandalizzato l'operaio meridionale. Era un errore, naturalmente, un errore politico, anche un errore culturale. Quelli che lo facevano di nascosto privatamente cominciano a fumare marijuana hashish liberamente, pubblicamente, in queste tende. E io mi ricordo che passavo e c'erano dei militanti più giovani che mi guardavano con paura che io mi arrabbiassi o li punissi perché evidentemente non stavano fumando sigarette. Lì c'è proprio una rottura, no? Per esempio, quella rottura là è già per me un indizio della dissoluzione non infelice di quello che era stato lotta continua.
Facevamo delle manifestazioni a favore di movimenti di liberazione nazionale in giro per il mondo e volevamo fare un gesto simbolico contro l'ambasciata dello Zaire, no? E dunque mandiamo una piccola squadra di compagni di Garbatella a fare questa dimostrazione. E appena arrivano nella piazzetta dell'ambasciata dello Zaire, spuntano da dietro, da certi nascondigli, dei poliziotti in borghese che sparano su questi compagni, che naturalmente si precipitano in fuga. E Pietro Bruno invece viene colpito alla schiena, cade a terra e dopo poco, insomma, muore. Aveva 18 anni. E questa è una mia responsabilità. Eh sì, perché ce l'ho mandato io lì. Mentre io stavo nella manifestazione, ce l'ho mandato io là sopra. E quell'agguato non lo potevo prevedere. E però, insomma, quello era un compagno mio. Quindi sono completamente responsabile di quella morte. Arriva un ragazzo e dice al microfono: compagni, Pietro è morto, mentre stavo parlando. E non mi era mai successa una cosa così e ricordo il freddo che è sceso in quella sala. Il giorno dopo facemmo delle grandi manifestazioni, certo. Delle grandi manifestazioni, ci fu una grande mobilitazione per quell'assassinio, per il quale naturalmente non ci sono imputati. A rendere ancora più così densi e impossibile da dimenticare, anche in qualche maniera da cancellare o da superare davvero quegli anni, c'è anche questo stillicidio, no? di persone che conoscevi o ti erano vicini, in qualche caso amavi, che per ragioni politiche legate alla loro militanza politica pagavano con la vita. È tutta una formazione di vita, nel senso di scoprire il mondo, ma anche le tragedie, la morte, incontrare la morte giovane, la morte di ragazzi giovani, tutte cose che avvengono in un giro di anni talmente breve, che è una specie di vertigine, e avviene attraverso questa specie di filtro, di sguardo, di prospettiva, che era la militanza politica, nel mio caso lotta continua, e attraverso la lotta continua ho anche scoperto la vita e la morte. Diciamo intorno al 73-74, per alcune anche prima. La dimensione, diciamo così, del femminismo è un tema che comincia a entrare pesantemente e prepotentemente nella vita delle donne di lotta continua. Perché il femminismo che noi abbiamo incontrato, che abbiamo costruito, intorno a cui abbiamo scoperto un nuovo mondo, aveva come dimensione la necessità di capire chi eravamo come soggetti, come donne. Ha voluto dire scoprire un ulteriore aspetto della lotta. Cosa voleva dire lottare per sé? Avevamo già come studenti, ancora ne avevamo assaggiato le brezze. Poi avevamo lottato con gli operai, per gli operai, e improvvisamente lottavamo per noi, proprio noi.
davanti alla scena delle nostre compagne che si riunivano da sole in gruppi di autocoscienza e tu ti chiedevi quali sentimenti, quali bisogni, quali specificità, quali differenze rispetto a noi vengono fuori. Siamo nel dicembre del 75, è un conteo femminista nazionale enorme di sole donne. Il servizio delle città guidato dal mio amico Henry De Luca non accetta che sia di sole donne. Peraltro per la prima volta in vita mia avevo organizzato un servizio d'ordine. Prevedevamo che ci avrebbero attaccato, infatti il servizio d'ordine guidato da Henry De Luca poi ci aveva attaccato, no? Le compagne di lotta continua si erano aggiunte in coda al corteo delle femministe con i loro striscioni. A un certo momento ci chiamano, ci fanno sapere che un gruppo di militanti, in genere maschile, diciamo, le aveva bloccate. Sciogliamo questo sbarramento. E nello scioglimento di questo sbarramento, naturalmente, andiamo a finire quasi addosso alla coda del corteo, del grande corteo femminista. E questo è passato come una nostra aggressione al corteo delle femministe. Questa è la mia versione. Poi quella pretesa del servizio d'ordine romano di lotta continua di entrare dentro al corteo delle femministe per affermare una questione di principio, e cioè il rifiuto del separatismo delle donne, io credo che sia stato il primo granello di sabbia nell'ingranaggio che si inceppava e che avrebbe portato allo scioglimento di lotta continua stessa. Ci fu un'assemblea molto infuocata in cui, diciamo, come vi siete permessi? E allora mandarono il marito di Chicca Raveri che disse: io ho una grande esperienza di donna avendo una madre, una moglie e una figlia. Non gli cavammo gli occhi, però dopo un po' se ne uscì, perché non... è veramente come un uomo che non capisca che il suo tempo è finito. Poi magari è tornato anche il tempo dei maschi, però in quel momento il tempo dei maschi nella politica di sinistra in quell'attimo non c'era e lui non l'ha capito. C'era un profondo orientamento maschile, maschilista, chiamiamolo come vogliamo, nella cultura generale, no? Perché era una cultura che ci portavamo appresso da un sacco di tempo e non è che con un colpo di spugna la cancelli, voglio dire, no? Poi rifletti, adatti i tuoi comportamenti a quello che hai capito, ma magari non è che immediatamente ce la fai, insomma, è un processo lungo di rieducazione del sé. E questo dà idea della differenza di ruoli che c'è. Io ho sempre detto: l'uguaglianza è il meglio che possa succedere a una donna ed è il peggio che possa succedere a un uomo. Capo storico del movimento, ex enfant prodige della scuola normale di Pisa, ex leader del potere operaio pisano, è Adriano Sofri, 35 anni, attuale segretario politico di Lotta Continua. Adriano Sofri per me non è mai stato ragazzo, perché era il gran capo quando sono entrato in Lotta Continua e la cosa mi dava un certo fastidio. Conosciamo anche i suoi difetti, una certa dose di arroganza, la forte consapevolezza di essere in grado di esercitare fascino sugli altri che può risolversi persino in soggezione, ma lui ne è consapevole e direi che in vecchiaia misura molto queste sue capacità magnetiche e non ne fa sfoggio. Lotta Continua è attualmente un piccolo partito che intende crescere, un piccolo partito che ha l'aspirazione a guidare lotte di grandi masse, quindi un piccolo partito ambizioso. Ambisce a fare la rivoluzione, come voi dite nei vostri slogans. Naturalmente. E questa rivoluzione la volete violenta e subito? Intanto una cosa, nessun rivoluzionario vuole la rivoluzione violenta. Ogni rivoluzionario è costretto a prendere atto del fatto che la
classe contro cui si batte e che detiene il potere, è disposta costantemente a ricorrere alla violenza per mantenere il suo potere. Nel 76, che è un altro punto di svolta, Lotta Continua si convince che bisognava candidarsi direttamente alle elezioni. C'è un cartello elettorale di soggetti politici diversi che si denomina Democrazia Proletaria. Io ricordo quella stagione come una stagione piuttosto noiosa di intergruppi in cui Lotta Continua si metteva insieme al Manifesto, a Avanguardia Operaia, poi PDUP, poi Democrazia Proletaria, per formare delle liste in cui bisognava trovare spazio per i candidati dell'uno e dell'altro partitino. Soldi pochi. Per i 40 iscritti della sezione PDUP del quartiere di Sant'Erasmo devono supplire immaginazione e impegno. La lista elettorale è quella di Democrazia Proletaria, nella quale sono confluiti, oltre al PDUP, Avanguardia Operaia, Lotta Continua, il Movimento dei Lavoratori per il Socialismo. E Lotta Continua propone di far parte di questo cartello elettorale. E siccome avevamo fatto enormi manifestazioni, più grandi di quelle che faceva il PC, eravamo o erano convinti che il risultato elettorale sarebbe stato molto più consistente. Adriano mi accompagnò nelle varie stanze della redazione, dove erano tutti i nostri amici, dicendo: guardate qua Marco non ci crede che facciamo 2 milioni di voti, eccetera. Noi siamo andati convinti di raggiungere il 7, l'8, il 10%, qualcuno diceva, abbiamo avuto il 2% ed è stata una doccia di realtà enorme. Fu una enorme delusione di quella generazione che aveva sempre fatto lotte di fabbrica, di scuola, sociali, e che la prima volta che si proiettava sul terreno istituzionale prese una stroncatura micidiale. Abbiamo sbagliato l'analisi politica, la strategia e la tattica, quindi per chi fa politica era più o meno tutto. Eravamo diventati o eravamo da sempre meno importanti? Concepirsi come partito politico leninista, mi viene da dire, è stata quasi una pantomima che è durata pochissimo. Buona parte di quella generazione, non solo di Lotta Continua, abbandonò la politica dopo quella enorme delusione. Nata così. Però la violenza è uno dei vostri metodi di lotta, quello che voi anche pubblicizzate nei vostri cortei, nei vostri slogans. Sì, io credo che ci sia un interesse a presentarci di molte forze a presentarci con questa immagine, in particolare che la televisione abbia un interesse spettacolare a presentarci come se fossimo dei tigrotti di Montpace marmati fino ai denti. Potrei dire allora che voi, siete voi che, o gruppi come il vostro, che assaltano i supermercati, che bruciano le macchine di lusso, che magari sparano alle gambe a dirigenti industriali. Mi pare molto difficile sostenere che gruppi come il nostro sparano alle gambe ai dirigenti industriali o assaltano i supermercati. È invece vero che un partito come il nostro sostiene una lotta di massa in grado di bloccare le fabbriche, per esempio, uscirne e andare a picchettare i supermercati, come è successo a Venezia, come è successo a Torino ai mercati generali da parte degli operai della Fiat. Questo atteggiamento spocchioso. Gad Lerner disse una volta in televisione: noi con la violenza, ma che c'entravamo noi con la violenza? Voglio tranquillizzare Mughini, perché in Lotta Continua io ero l'ultima ruota del carro, ero un pivello, uno arrivato dopo, quindi... Da Lotta Continua nacque Prima Linea. La violenza politica era il pane quotidiano di quegli anni e di quella gente. Io ricordo bene la scissione, come fu chiamata, nel 1975 a Milano, delle sezioni prevalentemente di Sesto San Giovanni, con una forte presenza operaia, che in buona misura contribuirono poi nei mesi successivi a dare vita a Prima Linea. Fra di loro c'erano belle persone, non esito a dirlo nonostante le efferatezze, i crimini che sono stati commessi, e c'erano invece dei fanatici, dei sanguinari. È sempre così.
chi a metà, proprio letteralmente a metà degli anni 70, ritenne che questo ruolo da partito di lotta continua fosse incompatibile con la vera lotta rivoluzionaria, che era la lotta armata secondo loro, non trovarono sbarrata la strada da Sofri in giù, devo dire. La corte! È un brigatista russo. Martedì 15 ottobre a Robbiano di Mediglia, piccolo centro dell'Interland milanese tra San Donato e Melegnano, ha ucciso il maresciallo dei carabinieri Felice Maritano. Si chiama Roberto Ognibene, ha 20 anni. Da due viveva in clandestinità. Dopo la cattura si è rifiutato di parlare. Ha detto solo di considerarsi prigioniero di guerra. Un'affermazione delirante, come sono deliranti i discorsi dell'organizzazione di guerriglia a cui appartiene. Sono anni in cui nasce il terrorismo, diciamo, di sinistra, no? Le brigate rosse, eccetera. E lì la discussione che attraversò tutte le nostre vite fu molto, molto intensa. Né con lo Stato, perché mai da quella parte, ma neanche una scelta di terrorismo di tipo individualizzato. Quanta ambiguità c'era in lotta continua sulla violenza? Non lo so. Perché c'era una dose di ambiguità. Io credo, tra l'altro, che lotta continua spesso sia stata considerata superficialmente un gruppo terrorista, eccetera, anche perché molte persone che poi sono finite in prima linea o sono state, diciamo così, nelle brigate rosse meno, venivano dalle fila di lotta continua. Era una deriva, lo dico per, in senso preciso, perché lotta continua era un'organizzazione pubblica, aperta, con sedi, faceva tutto per strada, nelle manifestazioni. Rinchiudersi dentro una banda, dentro un reparto clandestino, era proprio biologicamente il contrario, oltre che politicamente il contrario, ma non li espello dalla comunità, solo che è proprio una scelta che opposta a quella di lotta continua. Mi sembra che siano stati dei modi diversi di non riuscire ad accettare la sconfitta, però quelli hanno ucciso delle persone. L'hanno ammazzati, l'hanno gambizzati. Io forse andavano denunciati, ma non lo so. Non lo so. Quel congresso per tre giorni è un happening continuo, anche bellissimo, anche straordinario, anche entusiasmante, emozionante, bellissimo ma conclusivo. Rimini fu fare i conti con l'onestà propria, fare i conti con il mondo che si era immaginato e che chiaramente, in cui chiaramente si era fallito. Fine. Tutto questo gruppo dirigente che aveva portato lotta continua dal 69 fino al 76 si dimette in blocco.
praticamente scioglie. È difficile rendersi conto di che cosa ha significato arrivare a quel congresso, gli interventi delle donne, lo scioglimento di Lotta Continua. Io stesso sono stato accusato di essere un traditore, insomma, quanto detto che forse le lotte operaie avevano una fase calante. Rimini è stato un grande psicodramma collettivo. A Rimini io non c'ero perché rimanevo a Roma a lavorare al giornale. E ricordo che noi telefonavamo da Roma nella sala di questo congresso, in un numero telefonico che avevamo, sentivamo l'altoparlante che chiamava e nessuno si presentava. Tu che fai un giornale per qualcosa che sta scomparendo da un'altra parte, tu continui ad andare avanti. Quella fine in sé è qualcosa di narrativamente perfetto, di drammatico, di grottesco, per me anche di splendido, nel senso che è una grande storia anche la storia della fine di Lotta Continua. L'ho vissuta come quel passaggio di scioglimento e anche la domanda, tornando da Rimini, e adesso che faccio? Il congresso parlò soprattutto, potremmo dire, della contraddizione donna-uomo, per dirla in modo ultra semplificato. Quel congresso di Rimini, dove le donne vanno sul palco a insultare i militanti maschi dicendo che non sapevano fare all'amore, è una delle cose più spettacolari di tutta la vicenda. Questa volta le donne hanno preso la parola collettivamente e non si sono fatte, non hanno ceduto su una virgola. Io ho parlato e ho parlato sia della struttura gerarchica che del fatto che gli uomini si definissero non come universali, ma come quello che erano, maschi. E si è cominciato ad andare su, a dire cose sempre più intime, sempre più sul terreno di un'oppressione personale. Sono state anche spietate, sono state anche spietate perché hanno parlato anche del sesso, di come si comportano gli uomini a letto. E lì è scattata un rifiuto radicale da parte dei maschi, tant'è vero che a un certo punto, credo, un gruppo di persone, non mi ricordo esattamente chi, si è alzata per venire sotto il palco, non dico picchiarci, ma insomma Lotta Continua non è finita. Per questo soltanto, è ovvio. Ho sentito con le mie orecchie Sofri dire: dobbiamo pagare un prezzo a questa cosa perché Lotta Continua è un'organizzazione maschilista. Che lui capì perfettamente il conflitto, la natura del conflitto tra uomo e donna, e su questo potrebbe avere ragione la Franzinetti. Capì però anche la natura del conflitto interno a Lotta Continua, tra un'ala pericolosamente violenta e fuori controllo e la possibilità di trovare un'onorevole soluzione per chiudere. Mentre le femministe reclamavano un loro ruolo, chi teorizzava che bisognava prendere le bandiere rosse, andare nelle piazze e, come dire, essere più radicali, più in qualche modo un utilizzo della forza diverso da quello che avevamo fatto fino ad allora. È stato il femminismo a sciogliere Lotta Continua. È un bel titolo questo. Questo voleva Sofri. Sempre meglio che il titolo Lotta Continua si divide tra chi fa la lotta armata e chi no. Lotta Continua si è schierata contro il terrorismo, ma per il dolore che si leggeva nei visi dei figli, delle mogli, delle madri. E, come dire, ci siamo fermati, ci siamo fermati. Secondo me questo merito a Sofri non è mai stato dato. Ma quanta gente ha riportato a casa da una guerra incredibile, improbabile, di natura perdente? È una guerra che avrebbe massacrato non solo chi la faceva, ma chi la subiva, cioè le vittime. C'erano persone tutte le mattine per terra. Considerare tutti gli errori, essere severi con gli errori che abbiamo fatto, anche col sangue più o meno consapevolmente versato, quello che non siamo riusciti a fermare.
perché è una strada che ha lasciato vite dietro di sé. Questo non può essere in nessun momento dimenticato o ridimensionato. Ma il fallimento è qualcosa di altro, è più largo e dunque più fertile. È capace di lasciare un compito alle generazioni che vengono dopo, un esempio con degli elementi che possono ancora essere osservati, pensati, io spero anche un po' ammirati, qualche elemento, spererei che qualche giovane ammirasse qualcuna delle cose fatte o pensate allora. Su quegli anni si è detto di tutto, gli anni di piombo, diciamo non sono stati anni né facili né interpretabili facilmente, ma mi sentirei di dire che quel lascito, un po' appunto come dicevo, chi ha mangiato il frutto della conoscenza, quello non ce lo può togliere nessuno. È molto importante questa cosa qua. Un'appartenenza totale, alla fine della quale, quando quell'appartenenza si è disgregata, non ho potuto più appartenere a niente, a iscrivermi a nessuno, neanche, come diceva, una bocciofila. Rifarei tutto, forse un po' meglio.